Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Fio e questo è il canale della Mela Avvelenata. Oggi un nuovo video di un caso molto molto famoso, che è stato molto molto famoso anni fa. E non so se vi siate resi conto che ho una collana di video che sto dedicando ai casi più famosi e sono video molto 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 lunghi perché vado a cercare proprio il dettaglio. Spremo, spremo, perché il mio obiettivo è quello di portarvi un video diverso dagli altri, o almeno ci provo, cioè un video dove comunque dentro ci siano tanti tanti dettagli, e per far questo mi documento molto, leggo libri e cerco anche di portarvi questa storia dall'inizio fino ai giorni nostri, ed è quello che farò anche oggi con questo caso. Ci troviamo nel porto di Pesaro ed è la mattina del 10 giugno del 1988. C'è aria di festa quella mattina nel porto perché una giovane skipper sta per coronare il suo sogno. Lei è la protagonista della nostra storia, si chiama Anna Rita Curina, è l'epoca dei fatti, ha 31 anni. Anna Rita è una skipper esperta, amante del mare e appassionata di vela e sta per coronare il suo sogno perché sta per partire per una crociera verso le Baleari. Ma non sarà da sola. Con lei ci sono due ospiti che divideranno le spese e le incombenze del viaggio. Si chiamano Filippo De Cristofaro, detto Pippo, all'epoca dei fatti 34 anni, e la sua giovane, anzi, diciamo pure giovanissima, fidanzata olandese, Diane Beyer. Diane ha da poco compiuto 17 anni. Per Anna Rita, queste due persone sono due sconosciuti, ma il feeling è stato immediato, soprattutto con Filippo, che è praticamente suo coetaneo e condivide con lei la passione per il mare e per la vela. Per Anna Rita, il loro incontro è stato un segno del destino, perché è da tanto tempo che desidera far sì che il suo amore per il mare, la sua passione, diventi un mestiere cucito addosso su di lei. Inoltre la coppia le è stata presentata da un suo caro amico, Giorgio, nonché comproprietario insieme a lei dell'Arx, il suo catamarano. Giorgio ha conosciuto questa coppia, Filippo e Diane, una settimana prima a Rimini, dove i due stavano cercando un passaggio per lidi esotici e lontani, ovvero per la Polinesia. Il sogno di Filippo e Diane è raggiungere la Polinesia veleggiando. Questa è una fuga d'amore che, come vedremo poi, non è neanche la prima. Giorgio a quel punto fa il collegamento perfetto. La sua amica Anna Rita, nonché comproprietaria del loro catamarano Arx, sta proprio cercando in quel momento delle persone e dei compagni di viaggio per mare. Non deve far altro che metterli in contatto. Viene quindi organizzata, poche sere dopo, una cena ed è subito alchimia, soprattutto fra Filippo e Anna Rita, che passano gran parte della serata a simpatizzare e a parlare della loro passione per il mare. Va un pochino peggio a Diane, che resta in disparte in un angolo, anche perché non parla quasi per niente la lingua italiana. Al termine della partenza, la data viene fissata, il 13 giugno del 1988. Gli accordi sono chiarissimi, Anna Rita le avrebbe condotti alle Baleari e poi da lì i tre si sarebbero divisi e Filippo e Diane avrebbero cercato un nuovo passaggio per mare. Avrebbero condiviso ovviamente gli oneri e le spese per mare, anche perché Filippo si era venduto come un marinaio esperto e appassionato di vela e quindi si sarebbe alternato con Anna Rita al timone aiutandola. Poi la scelta della data del 13 giugno è una scelta ben ponderata e precisa perché alla ciurma si sarebbe unito un quarto partecipante, Stefano, un amico di Anna Rita, che avrebbe condiviso anche lui insieme a loro il viaggio. Fino al 13 giugno però Stefano è impegnato per lavoro e quindi non può partire prima. Dopo la cena però Filippo diventa impaziente, vorrebbe partire subito e chiede ad Anna Rita in maniera piuttosto urgente e pressante di anticipare la data di partenza. Del resto il suo amico Stefano li potrà raggiungere in un porto più a sud qualche giorno dopo.
Annarita ci pensa e alla fine accetta. Ha troppa paura di perdere quella possibilità che le si è finalmente presentata dinanzi. E quindi la data di partenza viene fissata per il 10 giugno, l'inizio della nostra storia. Così Larx, la mattina del 10 giugno, molla gli ormeggi dal porto di Pesaro. Stefano rimane a terra pronto a raggiungerli qualche giorno dopo più a sud. C'è aria di festa quella mattina in porto. Tutti i parenti di Narita e gli amici accorrono per salutarla e farle un grande in bocca al lupo per quell'inizio avventura. C'è chi porta dei viveri, ad esempio della frutta, dell'olio, per regalarli a Narita, e lo zio di Narita, per far felice sua nipote, gira un filmato in Super 8 che immortala questa partenza. Avrei tanto voluto trovarvi questo filmato in Super 8 perché ai fini della nostra storia sarebbe stato molto interessante poterlo visionare. Purtroppo io non l'ho trovato. Se qualcuno lo trova, magari mettete il link qui sotto, comunque segnalatelo. Larx è un biscafo, un catamarano, veloce e innovativo e se condotto da un abile skipper quale Annarita può dare davvero delle grandi soddisfazioni. Vento tra i capelli, salsedine e velocità senza motore. Gli ingredienti per una crociera perfetta ci sono davvero tutti. Ah, ve lo assicuro, sarà indimenticabile, ma non nella maniera prevista. Alle 19:30 di quello stesso giorno, Larx attracca nel porto di Ancona. Ma a bordo ci sono solo due persone, Filippo e Diane. Quella bella imbarcazione così particolare non passa inosservata e ci sono tanti testimoni al porto, soprattutto marinai, che possono confermarlo. Un marinaio si avvicina per osservare meglio, gira attorno all'Arx e Filippo si lascia andare ad un commento orgoglioso. Bello, vero, il mio catamarano? Poco dopo Filippo fa una chiamata dal club nautico di Ancona, telefona in Olanda ad un suo amico Peter. Peter ha 27 anni e ha un passato insieme a Filippo perché i due avevano fondato a Rotterdam una scuola di ballo. E un altro grande sogno di questi due amici è quello di andare per mare in cerca di avventura. Filippo racconta a Peter che ha per le mani una bellissima barca e che si trova al porto di Ancona. E che gli hanno commissionato di arrivare fino alle Baleari con quella barca. Dai, Peter, raggiungici! E lui accetta. Si unirà alla coppia da Porto San Giorgio nelle Marche pochi giorni dopo. Peter salirà sul catamarano in compagnia del suo grosso cane, un pastore tedesco di nome Simba. Subito dopo la telefonata, Filippo e Diane appiccicano delle grosse lettere adesive sul catamarano. Ed ecco a voi la nascita del FlyChu, che ora non si chiama più ARX. Ora, non so se la loro idea era quella di chiamarlo FlyChu o Fly2, io preferirei Fly2, però lo chiamo FlyChu e va bene, ci siamo capiti. In ogni caso, ullala, questo catamarano ha cambiato nome, non si chiama più ARX, d'ora in avanti, fissatevelo bene nella memoria, si chiama FlyChu ed è pronto a ripartire. Ma ora ci domandiamo, e Annarita dov'è? 28 giugno del 1988, costa Adriatica, spiaggia di Marzocca di Senigallia, provincia di Ancona. Un peschereccio sta facendo rientro in porto, è l'Azzurra 83. Quella notte l'Azzurra 83 aveva esultato, pesca grande si erano detti i marinai, tirando in barca le reti a strascico gonfie di prede. Però qualcosa di pesante, qualcosa di troppo pesante per essere solo il pescato. E quel qualcosa ora sta rientrando a terra, a casa, con quei marinai che hanno lo sguardo mesto a terra e che non esultano più. Un cadavere di donna, avvolto in una pesante coperta e zavorrata con un'ancora da 17 kg legata attorno alle caviglie, per non farla affiorare più. I vestiti sono pieni di sangue, il mare e la salsedine non sono riusciti a lavarlo via. Il volto della donna è riconoscibile per via della permanenza in acqua, ma anche per dei profondi tagli che sono ben visibili sul suo volto. Si intravede a malapena un orecchino al lobo sinistro. Alla notizia di questo macabro e triste ritrovamento, due amici di Annarita Curina vanno subito alla polizia marittima perché hanno un triste presagio. L'autopsia 2 giorni dopo il ritrovamento conferma con orrore che il corpo ripescato è proprio quello della giovane abile Annarita. Partita da Pesaro sul suo natante ARX il 10 giugno in compagnia di due ospiti, un uomo e una giovane olandese. A questo punto, come sempre,
Parliamo meglio di Anna Rita. È il momento di parlare dei protagonisti della nostra storia nel dettaglio. Chi era Anna Rita? Chi è Anna Rita? Quali erano i suoi sogni e le sue ambizioni prima di finire in quel modo? Anna Rita, all'epoca dei fatti, è una giovane donna degli anni Ottanta. Ha 30 anni appena e una passione sfrenata per la vela, che per lei significa due cose: emancipazione e libertà. Ha una laurea in lingue a Bologna e una specializzazione alla prestigiosa Sorbona a Parigi. Prima che scoprisse l'amore per il mare, Anna Rita si era anche sposata e aveva vissuto 2 anni in Puglia con suo marito, un ingegnere, ma poi i due si erano separati dopo 2 anni di matrimonio, consensualmente, in maniera pacifica. Forse non è quella, probabilmente non è quella la vita di Anna Rita, sicuramente lei ha altri progetti e forse quella vita le sta un pochino troppo stretta. Nel frattempo in Italia, negli anni 80, gli stereotipi cambiano ancora e alla zitella malinconica si affaccia e si affianca maggiormente la figura della single indipendente e Anna Rita incarna appieno questo prototipo. Torna a Pesaro e si dedica anima e corpo alla passione per la vela. Il suo più grande sogno è un viaggio lungo i mari del sud. Mette da parte le sue 2 prestigiose lauree e inizia a fare dei lavoretti che nulla hanno a che fare con i suoi studi. D'inverno restaura e costruisce mobili, mentre d'estate lavora su alcuni yacht. Sono entrambi 2 lavori che le permettono di restare il più possibile a contatto con ciò che ama, ovvero con il mare. Gli amici la definiscono come un improbabile incrocio tra un falegname e un avilista. Ed è quello che ha in effetti perché ripara barche e restaura e costruisce mobili vecchi e nuovi. E proprio grazie alle sue straordinarie abilità manuali, in particolare nella lavorazione del legno, realizza insieme al fratello una barca a vela di 8 metri con cui fa piccole crociere. Nell'inverno del 1987 finalmente Anna Rita ha messo da parte i risparmi per acquistare la barca dei suoi sogni, l'Arx, un catamarano di 10 metri. Per acquistarlo Anna Rita si reca da sola all'isola greca di Corfù e sempre da sola fa tutta la traversata per riportarlo a casa. È il dicembre del 1987. Anna Rita se lo godrà poco perché mancano appena 6 mesi alla tragedia. In quei 6 mesi Anna Rita tinteggia, carteggia e vernicia quel magnifico biscafo e tutti la invidiano. In tuta da operaio, sporca di mordente e vernice e con i capelli perennemente arricciati per via della salsedine. Anna Rita è una ragazza affascinante, originale e desiderata. Il suo sogno è ben chiaro e glielo si legge in faccia, questo desiderio di partire. E in molti partirebbero, ve lo assicuro, insieme a lei. L'Arx di Anna Rita e Giorgio viene collaudato a maggio con una regata ed è proprio Anna Rita a vincere, la Pesaro Rovigo Pesaro. L'unico problema è che l'Arx non è perfettamente in regola per dimensioni e caratteristiche e non ha i requisiti per veleggiare in alto mare oltre le 6 miglia nautiche. Anna Rita però ha altri progetti e non fa immatricolare l'Arx e Giorgio è d'accordo. Anna Rita deve assolutamente fare un viaggio nel Mediterraneo e Giorgio le consiglia però di non partire da sola. Da qui Anna Rita ha l'idea vincente, creare il suo business e quindi offrire passaggi per mare condividendo spese e oneri. Decide di raggiungere come prima meta le Baleari e poi da lì organizzare crociere in loco e realizza anche un volantino dove scrive crociere diverse per gente diversa. È sicura ed è intraprendente. La voce inizia a girare tra amici, tra parenti e anche tra gente di mare, perché Anna Rita è una skipper esperta e molto stimata in tutta la costiera marchigiana. Ed ecco che il suo amico Giorgio le trova il primo cliente, Filippo, 34 anni, grande affabulatore, nonché, stando a ciò che dice, esperto di mare. È alto e abbronzato, questo fisico atletico sembra così sicuro, insomma, sembra davvero l'alter ego di Anna Rita al maschile. Anna Rita si fida, innanzitutto è una persona che si fida, in più si fida del suo amico Giorgio, in più si fida del fatto che Filippo sia un uomo di mare e fra gente di mare funziona così. Se c'è bisogno, si parte anche dopo essersi conosciuti da 5 minuti. Lei non vede nessun pericolo anche quando qualche segnale strano col senno di poi c'è, c'era. Punto primo,
Le pressioni di Filippo per anticipare questa data di partenza. Filippo insiste, insiste perché vuole partire prima, non può aspettare 3 giorni di più. Anche i tentativi di Diane e Filippo, e torniamo a quel filmino che vi avrei tanto voluto far vedere, in quel filmino a quanto pare Diane e Filippo si nascondono alle telecamere, tentano di non mostrare il loro volto. No, Annarita si fida. Lo sguardo all'orizzonte, il mare, le è amico, è nel suo elemento. E quindi è al sicuro. Nel frattempo, il catamarano che fine ha fatto? I giorni seguenti l'Arx, che ora si chiama FlyChu, veleggia leggero verso la Puglia. Pochi giorni più tardi viene avvistato al largo di Santa Maria Leuca da un velista grande amico di Annarita, che riconosce l'Arx perché è un catamarano inconfondibile. Si avvicina quindi questo amico per salutare Annarita quando viene scacciato via in malo modo da 3 individui sconosciuti. Nota anche che a bordo del catamarano c'è un grosso cane, un pastore tedesco. A quel punto, vedendo che sul catamarano ci sono 2 uomini, questo cane e una giovane donna, pensa di essersi sbagliato. Un altro avvistamento avviene in Sicilia, a San Vito Lo Capo, dove la proprietaria di una trattoria noterà sempre questo bel catamarano con 2 uomini che si tengono a braccetto e si abbracciano in modo strano in spiaggia, dirà. Con una giovane dietro che li segue con aria mesta e un grosso pastore tedesco. Il FlyChu a questo punto riparte il 26 giugno. Annarita è morta da 16 giorni e in quel momento giace custodita dall'Adriatico, a poche miglia da casa. A questo punto però, fin qui tutto bene, il catamarano cambia rotta, vira verso sud-est, va e punta dritto verso la Tunisia e l'Africa, quindi non si dirige più verso le Baleari. A questo punto, prima di raccontarvi nel dettaglio ciò che è accaduto su questo catamarano e il viaggio, la fuga di questo catamarano verso la Tunisia e l'Africa, è giunto il momento di raccontarvi meglio chi sono gli altri sinistri e oscuri protagonisti della nostra storia, questa coppia diabolica, è il caso di dire. Filippo e Diane sono una coppia, lo avete capito, non una coppia di amici, insomma una coppia di fidanzati. E si sono conosciuti qualche anno prima a Rotterdam, quando Diane aveva appena 14 anni e Filippo 30. Si conoscono alla scuola di danza di Filippo, dove sono gli stessi genitori di Diane di scriverla e se ne pentiranno amaramente. Diane ha un fratello di 12 anni, una sorella più grande di 19 anni, è la mezzana, e vive con la famiglia nella periferia di Rotterdam, ma a quanto pare non è affatto felice. La sua è una vita stretta che non le piace e forse anche come molti giovani si ribella. E suo padre Wim lavora allo zoo, fa il custode in città e viene descritto come un uomo violento, questo è quello che si dice, che era anche dedito all'alzare il gomito, non posso dire certe parole, e a quanto pare molestava anche Diane, ma questo non è certo, attenzione, quindi è una cosa che è stata detta ma che non è mai stata confermata nel dettaglio. In realtà pare che fosse un padre anche molto protettivo e attento nei confronti di sua figlia, quindi ci sono delle notizie molto discordanti. Sicuramente era molto attento a quella sua secondogenita così ribelle. Proprio perché è così apprensivo, è proprio Wim a chiedere a Filippo di riaccompagnare la sera a casa dopo le lezioni di danza sua figlia Diane. Filippo riaccompagna Diane a casa, quindi passano del tempo insieme da soli e poi la famiglia di lei, per sdebitarsi, lo invita anche a cena la sera e così nasce la loro relazione clandestina. Per Diane lui è Filippo e lei si innamora subito di lui all'istante. A quel punto i genitori si accorgono in realtà che con tutte le loro attenzioni avevano consegnato la loro figlia dritta tra le fauci del lupo. E quindi quando si accorgono di risatine ammiccamenti cercano di dividere Diane da quell'italiano sbandato, lo chiamano così. Ma ormai è tardi, loro percepiscono un pericolo in quell'uomo che ha anche un divorzio alle spalle e una figlia piccola. Ma Filippo se ne strafrega e quindi stringe ancora di più la morsa su Diane. Lui di giorno lavora in un'azienda, si licenzia e porta Diane a vivere a casa sua. Punto saliente di questa storia. Questa è una storia chiaramente tossica, dove Diane è succube di quest'uomo, è sostanzialmente plagiata. Poi nelle perizie che ci saranno lo vedremo, comunque questa relazione è una relazione sicuramente non equilibrata. Lei pende dalle labbra di Filippo e arriva a
Cancellare completamente la sua famiglia, per lei esiste solo lui, si beve tutti i suoi racconti e promesse, dove appunto lui le dice che insieme andranno per mare in cerca di avventure, spariranno dall'universo, si stabiliranno in Polinesia e lì vivranno una vita d'amore avventurosa. Diane quindi a un certo punto non risponde più a nessuno, solo a richiamo di quell'amore che è certamente tossico. Inizia ad odiare quella vita, quei genitori che non la comprendono e lui è la sua sola salvezza. E Filippo, dal canto suo, negli anni si dipingerà come il salvatore assoluto di Diane e racconterà che la famiglia di Diane era una famiglia non buona, cioè era una famiglia che la trattava male e che la molestava più che altro, sì, che erano anche violenti con lei. La prima fuga di Diane e Filippo avviene quando lei ha appena 14 anni, scappa a Nuova Caledonia su una barca rubata. Filippo dirà che è presa in prestito. Sì, beh, lei lo seguirebbe in capo al mondo, ma il sequestro e la sottrazione di minore non è esattamente una cosa da poco. Quindi il padre di Diane denuncia Filippo e ovviamente Filippo è costretto a riconsegnare la sua fidanzata all'ambasciata di Milano, ma per lui è soltanto una tregua. Il suo sogno è solo rimandato perché lui sa che Diane ormai è fra le sue grinfie e quindi poco dopo torna in Olanda e organizza questa nuova fuga con il catamarano di Anna Rita. Parliamo di Filippo, nostro compaesano. Filippo nasce a Bari e rimane orfano a soli 14 anni. È l'unico maschio di 6 figli, quindi ha un sacco di sorelle e in quanto uomo di casa deve darsi da fare, quindi lascia presto la scuola e va a lavorare. Durante l'adolescenza è molto molto inserito nell'ambiente cattolico. Le sue sorelle a Milano sono molto inserite nell'ambiente cattolico e lavorano anche in alcune chiese. Si può lavorare nelle chiese, non lo so, comunque io ho trovato questa fonte, comunque hanno a che fare con le chiese. A 19 anni Filippo conosce una turista olandese, il suo primo approccio con l'Olanda, che si chiama Ria, e poco poco dopo la ragazza rimane incinta. E quindi Filippo è costretto al classico matrimonio riparatore. Nasce una figlia, Caroline, che ancora oggi porta il cognome del padre. Nel 1973, quindi, Filippo si trasferisce a Rotterdam, ma questo matrimonio in breve tempo si sfalda. Inizia a lavorare in un'azienda e apre anche questa scuola di danza a Rotterdam con questo suo amico Peter. La sua è una vita fatta di piccoli espedienti ed escamotage ed è proprio in questa scuola di ballo che conosce Diane e ne rimane subito stregato. È il prototipo per lui della bella ragazza olandese, bionda, con gli occhi chiari e grandi, la pelle bianca e è anche una ragazza, a quanto pare molto, molto tranquilla, molto dolce con lui. Il resto ve l'ho già raccontato. Dopo la prima fuga, Filippo si stabilisce a Rimini, in Romagna, bazzica nell'ambiente marittimo spacciandosi per un lupo di mare e un avventuriero. Ruba diverse barche e quando lo fa dimostra di non essere così navigato, anzi commette errori grossolani. Ci stiamo ricollegando alla nostra storia, ci stiamo rintracciando perché a Rimini conosce Giorgio. Giorgio è l'amico e il comproprietario dell'Arx con Anna Rita e da lì il collegamento è fatto. Il resto già lo sapete, è storia. E ora il pezzo che tutti state aspettando, ovvero la ciccia, cioè ciò che è successo davvero ad Anna Rita su quel catamarano. L'autopsia sul corpo della giovane skipper data la morte di Anna Rita poche ore dopo del giorno stesso della partenza, quindi il 10 giugno del 1988. I media a questo punto impazziscono e le ipotesi abbondano. Inizialmente si pensa che o appunto questi due ospiti abbiano fatto del male ad Anna Rita per impossessarsi dell'Arx, ma nessuno vuole pensare a una cosa così assurda e davvero, cioè, proprio agghiacciante pensare a questo, oppure pensano che i tre siano incappati in qualche balordo per mare e che siano stati tutti e tre uccisi, quindi inizialmente si cercano anche i corpi di Diane, di Filippo e soprattutto si cerca il catamarano. La notizia in quell'estate, che è un po' scarica, tiene davvero banco. Questo diventa il giallo dell'estate e ovunque si legge su tutti i titoli dei giornali il catamarano dei misteri. Però più i giorni passano, più il catamarano non si trova e nemmeno i corpi di Diane e Filippo, e quindi si fa il collegamento e il catamarano probabilmente è ancora nelle mani di questi due che stanno fuggendo. Ed è proprio così, mentre viene ritrovato il corpo di Anna Rita e si procede all'autopsia, il Flechu sta puntando dritto verso le coste tunisine, in fuga. Questo
Quando il Fly Chu attracca al porto di Garelmel, spero di dirlo bene, c'è la doccia fredda perché in quel porto, che è un punto di passaggio molto, molto frequentato, sono rivenduti anche alcuni giornali italiani come La Stampa, La Repubblica e in questi giornali, anche il Corriere della Sera, in questi giornali viene scritto a lettere cubitali della fuga di questo catamarano, dell'omicidio di Anarita Curina e ci sono anche le foto. E ovunque si parla di Annarita e di questa caccia al catamarano. A questo punto anche Peter, che non sapeva assolutamente nulla perché era salito sul catamarano dopo la morte di Annarita, scopre di essere suo malgrado invischiato in un'indagine per omicidio e di essere un fuggitivo. Chiede spiegazioni, si arrabbia come un puma, ma ormai può soltanto ballare. Che bello scherzetto che gli hanno fatto i suoi amici, devo dire. La fuga dei tre a questo punto prosegue mentre ovunque, in Italia ma ovunque, caccia i fuggitivi e tutti i riflettori sono puntati sul mare. Le capitanerie di porto vengono avvisate, ma si diffonde anche un tam-tam tra velisti e tra pescatori. Molti di essi conoscono bene Anarita e le sono amici e tutti tentano di contribuire come possono. Si attiva il mondo, amici, parenti, ma anche perfetti sconosciuti. Ad esempio, un caro amico di Anarita, Mauro Filippini, era partito per una crociera intorno al mondo, aveva lasciato il lavoro. Quando sente delle sorti della sua amica, molla tutto, torna indietro, si attacca ai radioamatori per contribuire alla caccia dei fuggitivi ed aiutare la sua amica. Stefano Bersani, lo ricordate, l'amico di Anarita, non si dà pace perché doveva partire insieme a lei e quindi si sente suo malgrado in colpa. Affitta un Piper e perlustra tutta la zona dall'alto, i mari dall'alto per scovare qualche indizio. Altri amici di Anarita vanno alle Baleari, indicano una conferenza stampa, convocano le televisioni e l'Interpol e quindi, grazie a tutto ciò, il caso di Anarita diventa fortunatamente un caso internazionale. Sarebbe bello se ogni caso fosse trattato così. Ovviamente si fa tanto rumore anche perché ci sono dei fuggitivi e a questo punto si concentrano tutti su questa coppia. Diane e Filippo vengono ribattezzati Rambo, il Rambo dei mari, e la sua Lolita. A questo punto i tre, sapendo di essere braccati, abbandonano il mare e tentano una via di fuga per terra. In realtà sono molto disorientati, non sanno nemmeno bene loro cosa fare. Vogliono scappare il più lontano possibile in Africa e tentano di attraversare il deserto viaggiando su dei cavalli. È una zona pericolosa dove senza una guida sei spacciato. Infatti vanno poco lontano perché il pastore tedesco di Peter si ferisce ad una zampa poco dopo perché non riesce a sostenere il ritmo frenetico dei cavalli e quindi, anche se chiaramente è la cosa più giusta da fare, in realtà in una fuga fermarsi per permettere al cane di far guarire la sua ferita è un errore perché perdono del tempo e infatti vengono acciuffati. Una sosta necessaria ma molto ingenua, quindi i tre vengono fermati dalla polizia tunisina per un accertamento. Detto fatto, per Rambo e la sua Lolita è finita e ora non resta altro da fare che chiedere a loro perché. I primi interrogatori avvengono nel carcere di Tunisi. E avvengono chiaramente in due stanze separate. Nonostante ciò, la prima versione che Filippo e Diane rendono è identica. Apro una piccolissima parentesi su Peter, che in realtà è davvero estraneo ai fatti, cioè lui in realtà ha rubato una barca, consapevole che quella barca fosse stata rubata, quindi questo non è sicuramente encomiabile, ma al di là di questo lui non sapeva assolutamente nulla di Anarita, quindi la sua posizione viene anche confermata da Diane e Filippo e lui esce dai giochi. Concentriamoci su di loro. La storia che viene raccontata inizialmente è una storia che ha come centro un dramma della gelosia. E l'unica colpevole, indovinate un po' chi è, ma chi sarà mai? La giovane Diane. È lei la responsabile. A quanto pare Diane era molto infastidita da Narita. L'aveva vista come una minaccia da subito, sin da quella prima cena che avevano fatto di conoscenza.
Si era accorta che fra Filippo e Annarita c'erano tante affinità, che i due simpatizzavano, insomma, che secondo lei erano un po' troppo vicini e lei si sentiva molto esclusa perché non parlava nemmeno la lingua italiana. Annarita del resto è una donna in gamba, indipendente, avvenente, ha questa grande passione per il mare, possiede questa bella barca, quindi le sembra quasi la donna perfetta per il suo Filippo. A bordo dell'Arx, questa situazione che era iniziata alla cena, se possibile, peggiora. Annarita e Filippo sono nel loro elemento, scherzano, sorridono mentre lei è costretta a fare la sguattera di bordo. Annarita la comanda, lei deve sciogliere i nodi, ordinare le cime a poppa, insomma la comanda. Ma Diane è sicurissima che quella donna ci stia provando con il suo Filippo, quindi inizia a temere per se stessa. Finché non avviene un fatto poco dopo la partenza che le conferma tutto. Sono partiti da poco, quindi hanno fatto pochissimo, quando si rendono conto che il timone non risponde bene ai comandi. Probabilmente, come avviene, è incrostato di alghe. Annarita a quel punto porge il timone a Filippo e si offre di liberare la situazione, quindi si getta in mare con fare sicuro e riemerge poco dopo aver appunto scrostato questo timone. Riemerge come una dea dall'acqua, stando a quanto racconta Diane, fiera e sicura di sé, e fa un gesto che Diane non tollera perché si leva la maglietta bagnata e mostra i seni nudi a Filippo, che la guarda imbambolato, e ovviamente a lei. Diane è livida perché è sicura che quel gesto sia la conferma di ciò che pensa, cioè che quella donna le vuole rubare il suo Filippo. A questo punto si deve vendicare e deve agire subito, prima che sia troppo tardi. Dopo pranzo, Annarita deve riposare secondo la loro tabella di marcia perché nel pomeriggio sul tardi riprenderà il timone per condurre la barca di notte. Prima però Diane si offre di preparare un caffè e Annarita accetta di prenderlo, quindi Diane prepara questo caffè dove all'interno mette una generosa dose di un sonnifero di cui non vi faccio il nome e lo porge ad Annarita che lo beve. Quando Annarita va di sotto in cuccetta a dormire, a quel punto Diane afferra un coltello e la raggiunge. La colpisce ad un fianco e Annarita, stordita, inizia a sanguinare tantissimo ed è disperata, quindi riesce comunque a salire di sopra per chiedere aiuto a Filippo, comunque fugge. Si trascina di sopra, scioccata, chiede aiuto, si dispera e si dimena. E Filippo, a quel punto, secondo la versione, questa prima versione, sconvolto, avrebbe urlato alla sua fidanzata: "Ma cosa hai fatto?" e avrebbe tentato di aiutare Annarita. Diane emerge da dietro Annarita ed è una scena raccapricciante perché le è andato in pappa il cervello, cioè Diane non riesce né a parlare, ha lo sguardo vitreo, è pallida, sembra un fantasma. Filippo a questo punto prova ad aiutare Annarita, ma non può lasciare per lungo tempo il natante senza qualcuno al comando. La barca inizia a sbandare con il rischio di danni o capovolgimento e morte di tutti loro. A questo punto il nostro Rambo dei mari ha due possibilità: girare la barca subito e far rotta nel porto più vicino per dare subito delle cure e dell'assistenza medica alla povera Narita e chiaramente denunciare la sua fidanzata, oppure potrebbe proseguire nella loro fuga d'amore come da programmi. Come dirà più avanti Filippo, sceglie l'amore. Però ragazzi miei, Narita è ferita probabilmente solo di striscio, cioè comunque ferita, ma si può ancora salvare. Ma mentre lui è lì che pondera bene su che cosa fare, se tornare indietro, se proseguire, mentre sta per prendere la sua decisione, all'improvviso Diane impazzisce. Afferra un macete di quelli che si usano per tagliare le cime in caso di emergenza in fretta e inizia a colpire la povera Narita al volto con una ferocia e una violenza inaudite. A quel punto per Annarita comunque non c'è più scampo, dice Filippo, quindi lui a maggior ragione decide di proseguire. Filippo e Diane gettano in mare Annarita, la avvolgono in una pesante coperta e la zavorrano con un'ancora di 17 kg legata stretta alle caviglie. Poi gettano le due armi del delitto dietro di lei. Il mare che tanto amava Annarita si avvolge dietro di lei, richiudendo sopra di sé per sempre i sogni e le speranze di questa giovane velista. Questa è la prima versione che entrambi i due in salette diverse rendono, quindi è
È una versione che comunque combacia. Questa versione però non convince nessuno e presto ci saranno degli elementi che confermeranno che questa versione non è attendibile. Nel frattempo, pochi giorni dopo la prima confessione di Diane, arrivano dall'Olanda i suoi genitori che sono sicurissimi che Diane non può aver fatto tutto da sola e non può aver usato una tale ferocia e violenza. Poco dopo aver incontrato i suoi genitori, Diane è già pronta a ritrattare e racconta una seconda versione. È stato Filippo a spingerla ad uccidere Anna Rita. È stato lui che le ha chiesto di farlo. Ed era tutto premeditato sin dall'inizio per impossessarsi della barca di Anna Rita. Diane, del resto, pende dalle labbra di Filippo. Per lei, lui è il divino verbo. Fa tutto ciò che lui le chiede. Fallo per me, ti prego, e per il nostro amore, poi ti prometto che nessuno potrà raggiungerci. Saremo liberi io e te. E così Diane si lascia convincere, ma è molto spaventata e non riesce a portare a termine il piano. Quindi cosa fa? Sferra alla cieca una debole coltellata al fianco di Anna Rita e poi rimane traumatizzata alla vista del sangue, rimane scioccata, le si scollega proprio il cervello. Anna Rita è vero che fugge di sopra, questa parte è vera, ma si trova di fronte a un Filippo non disposto ad aiutarla, ma un Filippo molto spazientito e scocciato. Brutale, afferra il machete e la finisce con dei fendenti inauditi al volto mentre Diane si copre le orecchie e chiude gli occhi, ma continua a sentire quel rumore che definirà come il colpo attutito di una pallina da ping pong che viene sbattuta contro il muro. Diane è scioccata, pare che abbia aiutato Filippo, anche se poi si capirà che non è stato così, a liberarsi del corpo di Anna Rita, quindi obbedisce ai suoi ordini, paralizzata, lo aiuta a coprirla con questa coperta pesante e poi a zavorrarla con quest'ancora da 17 kg, la gettano in mare e dietro di lei gettano il coltello e il macete. Il problema però per loro, ai loro, è che quel fondale è alto appena 20 metri, quindi quel corpo verrà ritrovato e anche in questo Filippo non è così esperto. Filippo nega questa versione, ma i magistrati trovano questa versione molto più attendibile. Diane verrà sentita una terza volta dal procuratore per i minori di Ancona e confermerà questa versione aggiungendo altri dettagli. L'uccisione di Anna Rita era stata programmata dall'inizio per rubare quella barca e il piano originario era che Filippo chiaramente doveva tenere il timone, reggere il timone, mentre Diane si sarebbe occupata del lavoro sporco. Diane però era stata chiara, Filippo le aveva proposto di utilizzare un colpo secco in testa, ma lei non voleva usare la forza, quindi aveva spinto per utilizzare questo sonnifero allo scopo di ucciderla, ma in realtà il sonnifero, Filippo lo sapeva molto bene, non avrebbe ucciso Anna Rita, ma l'avrebbe soltanto stordita. Oltretutto, Anna Rita beve solo un piccolo sorso di caffè perché quel caffè ha un sapore terribile, ma comunque viene leggermente stordita da quel caffè perché quello che riesce ad assumere comunque fa effetto. A quel punto Filippo, che è ben consapevole di ciò che sarebbe accaduto e aveva in qualche modo ingannato anche la sua fidanzata Diane, le porge il coltello e le dice: "Amore, devi farlo per noi, ti prego, fallo per me, piccola". La prende per mano, l'accompagna davanti alla porta della cabina e le dice ancora: ti amo tantissimo, se fai questo per me non lo dimenticherò mai". Diane entra terrorizzata, colpisce Anna Rita alla cieca e fa cadere subito il coltello perché rimane davvero scioccata. A questo punto sia Anna Rita che Diane scappano, Anna Rita sale di sopra alla cieca, cerca comunque in qualche modo di salvarsi, di capire che cosa le sia accaduto e Diane dietro di lei ha perso il lume della ragione. Filippo a questo punto, con lucida freddezza, afferra il machete e prende in mano la situazione. Di fronte ai dettagli forniti da Diane, Filippo ha un solo cedimento, una volta sola, conferma la versione di Diane rassegnato. Solo una volta Filippo si rassegna e dice: "Non lo so, se Diane dice che è andata così, sarà andata così. Non ricordo". Però successivamente, consigliato dai magistrati, ritratta nuovamente e afferma che è solo colpa di Diane, che era folle di gelosia. Quindi, da una parte la versione di Rambo e dall'altra parte della sua Lolita. Però ci sono tanti elementi che confermano la versione di Diane, vediamoli insieme. Innanzitutto è escluso che Anna Rita stesse flirtando con Filippo dopo poche ore di partenza, cioè non era nemmeno da Anna Rita e insomma
Inoltre pare che Anarita fosse anche fidanzata da un anno, era una ragazza molto riservata. Sempre per la stessa ragione, familiari e amici di Anarita si imbufaliscono per la storia del seno scoperto e io ci credo perché dicono che Anarita non lo avrebbe mai fatto, non avrebbe mai mostrato il suo seno nudo così a due sconosciuti, si sarebbe messa una coperta, un asciugamano, sarebbe andata di sotto, insomma, questo atteggiamento non era da Anarita ed è molto probabile che quel fatto non sia mai accaduto. Le ferite sul volto di Anarita sono profondissime e scagliate con una forza e una violenza incompatibili con la fisicità di Diane. In soldoni, in parole povere, è stato un uomo o comunque una persona con una forza maggiore a scagliare quei fendenti. Si fa quindi strada davvero l'ipotesi peggiore di tutti, la premeditazione, ma si può morire così. È davvero agghiacciante pensare che il piano fosse pronto nei minimi dettagli. Sin da quella cena, una cena cordiale, amichevole fra giovani, dove Filippo aveva scherzato tanto con Anarita, aveva condiviso con lei delle esperienze di vita di mare, mentre la guardava, aveva già in mente, e mentre la osservava e scherzava con lei, aveva già in mente la fine che le avrebbe fatto fare. Nel frattempo, una perizia psichiatrica su Diane dimostra la sua nolontà. La decisione di immolarsi per Filippo mostra in maniera evidente quanto sia plagiata e succube di quell'uomo. Era stato tutto concordato e in caso di arresto, Diane era già stata istruita a dovere sulla versione da dare. Si sarebbe dovuta immolare lei perché in quanto in giovane età, quindi non ancora maggiorenne, non avrebbe sicuramente avuto un ergastolo e la sua pena sarebbe stata ridotta. Se l'era studiata bene Filippo, però poi Diane racconta la sua verità. E tutto le dà ragione e ci fa sprofondare in un orrore ancora più nero. Ed ora vi do altri dettagli. Le pressioni per partire, chiaramente prima che fosse disponibile Stefano Bersani, l'amico di Anarita. La coperta e il macete, tenetevi forte. Quella coperta e quel macete non appartenevano ad Anarita. Sono stati portati sulla barca apposta per eliminarla. E stessa cosa, il sonnifero è stato acquistato poco prima della partenza. Le lettere Fly Chu sono state acquistate prima della partenza, il giorno prima, e un esercente di Pesaro ricorda bene Filippo. Ricorda che Filippo aveva acquistato una bussola, un pilota automatico e quelle lettere che solo lui rivendeva nel porto. Come se non bastasse, il giorno prima della partenza, Filippo aveva già fatto una prima telefonata al suo amico Peter. Gli dice: vieni, sto per rubare una barca, faremo insieme il giro del mondo. E il giorno dopo, la sera, come vi ho già detto, richiamerà Peter per confermargli che ha quella barca sotto mano. È tutto molto agghiacciante. Sull'Arx verrà anche rinvenuto un diario che appartiene ad Anarita e Anarita aveva raccontato quegli ultimi giorni e soprattutto la frenesia e l'entusiasmo per la partenza, ma non c'era alcun accenno ad aver incontrato questo Filippo e ad essere rimasta stregata da lui, cioè a lei non gliene fregava niente di lui, ma comunque l'hanno fatta passare come una civetta che ci aveva provato con lui. Il cerchio si chiude e gli inquirenti ora non hanno più dubbi. Diane viene condannata a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Filippo otterrà l'ergastolo confermato in appello e in Cassazione. Peter invece verrà soltanto incriminato per sottrazione e furto di barca, però è estraneo a tutto il resto. Per Filippo sembra davvero finita, ma ora preparatevi ad arrabbiarvi davvero forte. Diane viene condannata a 6 anni e 6 mesi perché, secondo i giudici del Tribunale per i minori, comunque conservava qualche residuo di consapevolezza. In qualche modo era consapevole in minima parte, nonostante fosse plagiata da Filippo, dei fatti di ciò che stesse accadendo e aveva comunque deciso di proseguire per quella strada. Quindi è importante per Diane pagare. La sua condanna si tramuterà in 15 mesi di galera e un lungo affidamento alla comunità Nomadelfia. Viene scagionata dal reato di soppressione di cadavere perché si stabilisce che a seguito dell'uccisione di Anarita, Diane era caduta in un profondo stato di shock e non era più in grado di compiere alcunché. Diane, i giorni successivi all'omicidio, continua a piangere, è completamente fuori di sé e chiede più volte al fidanzato come possa essere così tranquillo dopo ciò che hanno fatto. E lui la incita a smettersela, ad andare avanti, a guardare al loro futuro e a non pensare più al passato.
Come si scoprirà poi, Filippo la minaccia e la picchia quando lei ha queste crisi di rimorso. Quando Diane si trova in carcere, la nube tossica di quest'uomo ancora non si è allontanata da lei, quindi lei continuerà a chiedere di lui, piangerà e lui le mancherà tantissimo, ma piano piano riuscirà ad affrancarsi da lui. In carcere inizia a dipingere e vende i suoi primi quadri al personale del carcere. Filippo prova a scriverle, prova comunque a mantenere il suo gioco vivo su di lei, ma le sue lettere verranno sempre dirottate dai magistrati. Piano piano, più Diane si libera di questo amore tossico, più inizierà a rivelare altri dettagli agghiaccianti. Filippo, anche quando erano fidanzati a Rotterdam, la picchiava e la costringeva a fare i lavori più umili e umilianti. Questo è quello che ha raccontato lei, e inoltre poco dopo appunto la morte di Anarita la chiudeva in cabina e la picchiava quando lei veniva presa da queste crisi di rimorso. Per Diane è necessario un supporto psicologico costante per esorcizzare la paura, il sangue e il senso di colpa. Ma soprattutto quei colpi di macete attutiti che Diane racconta come una pallina da ping pong che sbatte contro il muro, mentre lei si copre le orecchie e gli occhi, continua ancora oggi a sentire quei colpi di macete. Ogni volta che Filippo lo vedremo sarà a piede libero, lei ricomincerà a tremare e, nonostante si sia rifatta una vita, abbia un compagno e 3 figli, comunque non riuscirà mai a lasciarsi indietro quei colpi di macete. Oggi Diana ha 50 anni, una vita davanti, però, come è giusto che sia, un prezzo da pagare. E veniamo a Filippo. Pronti ad arrabbiarvi con me? Al processo da abile manipolatore lo abbiamo visto, da tutta la colpa di Anne, che secondo lui sarebbe impazzita. La descrive non come una ragazza fragile, ma come una seduttrice dotata di una ferrea volontà e un'abile manipolatrice. Nonostante tutti i suoi tentativi, nessuno gli crede, ve la faccio breve, viene condannato al massimo della pena. Durante la sua detenzione non troverà mai il coraggio di scrivere alla famiglia di Anarita. Riferirà anche di non essere mai più riuscito a dormire. Viene intervistato dalla Liosin negli anni del carcere. Vi consiglio di vedere l'intervista anche per comprendere meglio quanto vi ho detto fino ad ora. Filippo, durante l'intervista, risponde con un'algida corazza razionale ed ha una flemma che è davvero agghiacciante, considerando ciò di cui sta parlando. Dichiara di essere ravveduto, ma in realtà è soltanto una farsa. Alla fine dell'intervista, la Liosini pone a Filippo una domanda a bruciapelo. Gli chiede: quanto vale Filippo, secondo lei, una vita umana? E lui, con aria spavalda, risponde: beh, vale molto più di un ergastolo. Ok, però Filippo l'ergastolo non se lo fa. Inganna il sistema ed evade 2 volte. La prima dal carcere di Opera a Milano nel luglio del 2007. Approfitta di un permesso premio e viene riacciuffato un mese dopo in Olanda in cerca di Diane. Nel frattempo lei si è sposata e ha messo su famiglia e ha chiuso con lui per sempre. Riacciuffato, la sua destinazione è il carcere di Porto Azzurro nell'isola d'Elba. Passano 10 lunghi anni e lui si mimetizza nuovamente con il prototipo di detenuto modello. Nuovo permesso premio. E che vuoi non ridarglielo? Vacanze pasquali del 2014. Ciaone. Viene rintracciato a Sintra a 63 anni. Tra i documenti falsi che possiede ha persino una patente nautica. Un po' come un liquido amniotico, l'unico posto dove lui si senta davvero accolto, a quanto pare non ha perso la sua passione per il mare. Dopo la cattura fa una sola cosa: chiede di parlare con sua figlia Caroline, che nel frattempo vive in Olanda, è una donna ormai adulta. Ha un compagno di nome Eric ed è anche una star olandese della TV. Sa bene però che sua figlia Caroline oramai porta soltanto il suo cognome, di lui non vuole più sapere nulla. Quindi fa comporre il numero di Eric e gli dice: Eric, diglielo tu, che questa volta io vado in galera per sempre. Caroline Di Cristofaro ha 42 anni, un compagno e un figlio piccolo. Vive in Olanda, appunto, dove è una vera star della TV e non ha più alcun rapporto con suo padre. Dovrebbe essere quindi questa l'ultima fuga di Rambo, no? Giusto? Non è così, e quindi preparatevi davvero a respirare. Al termine del periodo di custodia cautelare, ad ottobre del 2016, Filippo De Cristofaro viene liberato dalle autorità portoghesi senza che esse si siano messe in contatto con quelle italiane. Un errore dove i due paesi non hanno comunicato. Vi è stato un gap fra i due paesi e questa volta però l'Italia non ne ha colpa.
Le lungaggini burocratiche prendono il sopravvento, Filippo non viene estradato, anzi viene accompagnato alla porta e messo in libertà. Vorrei tanto essere una mosca, tornare indietro e vedere la sua faccia. Cioè la soddisfazione che deve aver provato quando è stato liberato dopo due fughe, dopo essere stato riacciuffato due volte, è stato liberato lui dalle autorità portoghesi. Si è fatto di nebbia. E non possiamo certamente biasimarlo, chiamarlo stupido. A febbraio del 2017 l'ex PM milanese Ferdinando Pomarici ha detto le seguenti parole. Si parla tanto della giustizia italiana, ma se avessimo fatto noi una cosa del genere ci avrebbero massacrato. Con tutta la fatica che abbiamo fatto per prenderlo, ora chi glielo dice alla famiglia della vittima? Ad oggi Filippo De Cristofaro vive la sua vita da latitante. Sicuramente sempre in fuga, ma comunque libero. E come diranno alcuni giornali, Filippo, il latitante che nessuno cerca più. La famiglia di Anarita Curina invece non ha pace. Oggi, se passeggiate sul porto di Ancona, è stato dedicato il porto ad Anarita e potrete trovare una targa in memoria della velista che amava tanto il mare. Come vi ho detto, questo è uno di quei casi famosi, perché sono dei casi di cronaca nera italiana proprio famosi come la strage d'Erba, il massacro del Circeo, ho fatto Giacogne e Sara Scazzi, quindi piano piano, oltre ai casi di cronaca più sconosciuti e più antichi, vi parlerò di questi casi, ma in questo modo, quindi saranno video lunghi, molto dettagliati, che arrivano fino al giorno d'oggi. E spero che questo video sia stato interessante, che comunque vi abbia appassionato e come sempre un pensiero alla vittima e alla famiglia della vittima. Al prossimo video, noi ci vediamo come sempre ogni martedì.